Lo sport, il calcio, ma non solo, è scuola di vita. Ne è convinto Darwin Pastorin, giornalista, autore di Lettera a un giovane calciatore. Pastorin, oltre al calcio, che sport consiglierebbe di fare ai giovani? A tutti. Io da ragazzo ho giocato tanto al calcio e ho fatto atletica leggera, i 100 metri da 4%. E devo dire che stare sui campi, stare sulle piste di atletica, tutto questo mi ha insegnato a vivere, a confrontarmi con gli altri e soprattutto a confrontarmi con me stesso, nella vittoria e non illudermi, nella sconfitta che si può comunque avere poi subito un riscatto e un'altra opportunità. Com'è nato questo libro? Ho immaginato di rivolgermi a un giovane calciatore, anche perché sono tornato di recente sui campi di periferia, quei campi dove poco lontano passa il treno, per vedere giocare dei figli di amici. E ho riscoperto che lì c'è la magia ancora del calcio, l'epifania del calcio. Poi un'altra immagine invece, questa tragica, di un bambino tifoso dalla Chapecoense, la squadra che, con quasi tutti morti nell'aereo precipitato prima della finale di andata con il Nazionale di Medellin, che sugli spalti dello stadio di Chapecó, da solo, è avvolto dalla bandiera della sua squadra e del cuore, piange. Ecco, quel ragazzo in movimento e quel ragazzo in lacrime mi hanno spinto a scrivere questo libro, dove racconto la mia passione da ragazzino per il calcio. Io nato in Brasile, arrivato in Italia, quindi figurati. Il libro racconta storie di calcio romantiche. C'è ancora spazio per il romanticismo nel calcio di oggi? Ma io, sai, dico sempre che il marketing ha sostituito il dribbling, quindi gli affari hanno sostituito la fantasia. Però poi ti capita di vedere o di assistere a storie come quelle di Totti, di Del Piero, a vedere tanti ragazzi che arrivati dal mare in situazioni certo non facili, poi avvicinarsi al calcio è come accadeva una volta, trovare un motivo di futuro, di felicità e di riscatto. E poi c'è sempre il fascino di quando ricomincia la partita, è lì e ricomincia davvero la magia. Spesso però capita di leggere di genitori che si azzuffano sugli spalti. Allora, infatti è vero che il calcio di oggi ha perso una vena poetica, un romanticismo. Io sono stato fortunato nel mio ritorno ai campi di periferia perché c'erano genitori tranquilli e sereni, ma la cronaca ci parla invece di genitori che fanno i procuratori, di risse, di razzismo. Ma io ricordo una frase di Giovanni Lodetti, che giocò con Rivera nel Milan, che mi disse un giorno: sai Darwin, ho un'idea, quella di mettere su una scuola calcio, tre campi e un cinema. Lui chiese: Giovanni, ma il cinema perché? Per mandarci i genitori quando i ragazzi giocano oppure stanno facendo allenamento. Ecco, bisognerebbe comunque ritornare da parte di tutti, in famiglia, nella scuola, a vivere il calcio come uno sport e soprattutto insegnare ai nostri figli e ai nostri nipoti che si può anche perdere e che c'è anche un mondo al di là del professionismo, al di là delle luci della ribalta.